In questo video, carissimi MTIers, voglio parlarvi del servizio Discovery Plus che ho avuto gratuitamente in prova proprio poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, disponibile in versione completa solo lì. Andiamo a scoprire cosa ne penso. E inizio subito precisando chiaramente che questo non è un video sponsorizzato da Discovery Plus e che la possibilità di usare il servizio in maniera gratuita mi è stata omaggiata da entità terze che non mi hanno minimamente chiesto di fare una recensione e soprattutto positiva, un chiarimento doveroso al giorno d'oggi per far capire che il mio giudizio è influenzato solo dall'uso personale. Altro preambolo doveroso è come ho utilizzato il servizio fino ad ora, cioè sempre sotto wifi con linea abbastanza stabile tramite l'app o la tv, il tablet e castato su altre tv. Quindi non rinfacciatemi che a voi in quella condizione particolare con quella versione quel telefono ha funzionato o, fatto contrario, non ha funzionato. Ora è il caso di presentare i costi di questo servizio di Discovery, che stanno ben su tre livelli. Il primo è l'accesso free, a cui basta la registrazione e che consente la visione dei 9 canali TV del gruppo Discovery e di alcuni prodotti on demand. Il secondo livello, chiamato intrattenimento, ha un costo mensile di 3,99 oppure 39,90 l'anno e aggiunge la possibilità di guardare i programmi in mobilità, ma sinceramente a me pare funzionasse pure col free, avere tutto il catalogo on demand, gli altri 7 canali esclusivi con i documentari, il crime e la World Wrestling Entertainment. Infine, l'ultimo step, intrattenimento più sport, che dà accesso anche a tutto il pacchetto Eurosport, comprese le Olimpiadi e Paralimpiadi anche in replica. Questo step costa 7,99 al mese o 6,90 all'anno, che però fino alla sera dell'8 agosto sono scontati a 29,90, un'offerta da non sottovalutare assolutamente, anche se le Olimpiadi stanno praticamente per finire, ma ricordatevi di quelle invernali a febbraio. Adesso arriva il momento di giudicare le funzionalità dell'app, usata prevalentemente per vedere le Olimpiadi, le gare in diretta e in replica. La qualità della diretta l'ho sempre trovata molto buona, al massimo qualche problema saltuario, ma mai in buffering, e questo è tanta roba per me. Gli unici quadrettoni in effetti li ho avuti da tablet, mentre da TV e cast praticamente mai nulla. L'interfaccia è abbastanza fluida e standardizzata su quella della concorrenza, solo ho trovato assurdo da TV cliccare sul riquadro dell'evento in diretta e vedersi apparire una videata con la descrizione dello stesso su cui premere play e poi ti si apre anche un pop-up che ti avvisa che l'evento è già iniziato e devi premere guarda comunque. Una scelta snervante per lo spettatore e soprattutto evitabile usando il buon senso. Da tablet invece ho avuto situazioni snervanti al limite del ridicolo e della non professionalità. Praticamente ad ogni evento in diretta viene assegnato un orario di conclusione e quando questo arriva e viene superato, l'app si blocca col messaggio video non disponibile in questo momento. Uscivi dall'evento, riavviavi e vedevi il video di conclusione dell'evento. Inutile dire che l'evento non era minimamente concluso e anzi era nei momenti clou. Uscendo e ricaricando, anche dopo qualche tentativo, vedevi che l'ora di fine dell'evento era stata spostata in avanti di 2 minuti e così rientrando la visione continuava. Ovviamente dopo quei 2 minuti la situazione si ripresentava. Questa cosa è inammissibile, ma mi si è verificata solo da tablet, mentre da TV o durante il cast non si è mai verificato. Comunque, una situazione inammissibile per un servizio del genere. Concludo questa parte con la funzione ricerca che ho usato per ripescare eventi passati delle Olimpiadi. Non hai la possibilità di filtrare o ordinare per data e spesso cercando un termine come i nomi delle nazionali coinvolte dovevi scorrere diversi risultati per trovare quello di tuo interesse, poiché i titoli non erano chiari. Inutile dire che mi ha fatto un po' spazientire. Adesso è arrivato il momento di trarre un giudizio cumulativo su questo servizio di Discovery Plus e per l'utilizzo che ne faccio io non è nulla di buono per loro. L'accesso free mi basta perché alla fine i loro canali sono degli ottimi tappabuchi per avere un sottofondo mentre si fa altro e guardando i prodotti original non sono per nulla il mio target.
troppi argomenti scabrosi, scandalistici ed di quell'intrattenimento che mi irritano anche solo a vedervi. Si salvano giusto dei documentari e qualche serie o format particolare, di cui però posso fare anche a meno. Rimani quindi solo Eurosport, che però tra pochi giorni perderà le Olimpiadi, che sono indubbiamente l'interesse principale. Ricordo poi che Eurosport ha un pacchetto proprio leggermente meno caro a 59,88 l'anno, ora però in offerta a 29,90, sempre fino all'8 agosto. Detta fra noi, tutto lo sci, il tennis, tutto il ciclismo, la Formula E, la Superbike e il WEC non mi attirano così tanto per quella spesa mensile, giusto per le Olimpiadi invernali di Pechino a inizio 2022, potrei fare un pensiero su un'attivazione mensile. Quindi, anche se Discovery Plus risolverà quei problemi che ho riscontrato nell'utilizzo del servizio, non ho minimamente l'interesse personale a tenere attivo l'abbonamento tutto l'anno. Credo però che questa formula di pacchetto sia invece perfetta e valida per certi appassionati e i costi non sono certo così proibitivi. Infatti, ricordatevi che con l'annualità attivata ora saranno comprese pure le Olimpiadi di Pechino nel 2022 e un anno a 29,90 magari è una bella idea regalo. Ultimissima curiosità prima di concludere questo video e ricordarvi come sempre, nella speranza sia stato di vostro gradimento, di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina condividendo e commentando questo mio video su Discovery Plus, arriva da un video di un commentatore di Eurosport che è diventato virale. Una discussione sui massimi sistemi, su quello che non va mai fatto nella gestione di accesso e sicurezza ad un PC di servizio condiviso. Dovremmo aver capito che basta una minima leggerezza per bloccare un'intera regione. Ma questo è un altro discorso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!